conferito la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Grazie all'ingegnere Gresta, comandante regionale, all'ingegner Tusa, comandante provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Oggi ringraziamo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'impegno profuso durante quelle giornate, ma dobbiamo ringraziare tutte le associazioni di volontariato, lo ricordava prima il prefetto. E per non sbagliare, io che di solito mi scrivo poco e mi ricordo molto, ma probabilmente l'età avanza, quindi è bene scriversi le cose, voglio ringraziarli uno per uno. E quindi voglio ringraziare la Misericordia di Pietrasanta, la Misericordia di Maria di Pietrasanta, la Croce Verde di Pietrasanta, il Comitato degli Alluvionati, gli Amici del Pontile, CB Focacci, Matlis Group, l'Associazione di Salvamento, tutte le associazioni di volontariato in genere che hanno partecipato alla fase di emergenza nell'ambito della colonna mobile della Regione Toscana, perché non dobbiamo dimenticare che sono arrivate anche da fuori provincia, non solo da fuori comune, le realtà di volontariato. Ovviamente le imprese che hanno operato per la sistemazione del territorio, sapete che di questi giorni il riconoscimento di tutta una serie di importi importanti da parte del Consiglio Comunale di quella vicenda, sono centinaia e centinaia di migliaia di euro di interventi fatti appositamente per rimettere in pristino tutta la situazione che oggi è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente il corpo della Polizia Municipale di Pietrasanta, lo ricordava prima Domenico Lombardi, l'ufficio tecnico, tutti gli uffici del Comune, i tecnici, gli ingegneri, gli operai, i dipendenti, le società che ci offrono i servizi, Telecom, Enel, Gaia, che in quel momento Ages, Enia oggi si chiama, che avevano subito dei danni ingenti, perché tutte sia le linee elettriche che del gas erano veramente in condizioni incredibili e sembrava ci fosse stato, vi ricordate tutti, un bombardamento. Le forze di polizia, i carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, tutti sul campo presenti, il Corpo Forestale dello Stato che abbiamo omaggiato nei giorni scorsi con la piantumazione di nuovi 360 alberi all'interno del Parco della Versiliana, insieme a loro stiamo facendo un percorso importante per ridare vita alla Versiliana alle nostre spalle. Quindi un momento sinceramente importante che ha visto tutti gli attori istituzionali e non istituzionali rendersi parte dirigente per cercare di risolvere le questioni. Maria Antonietta di Benedetto, l'avete sentita, l'associazione più forte del Veneto, raccogliere 300.000 euro oggi, in questo momento non è stata sicuramente una cosa semplice. La presenza del ministro Franceschini alla manifestazione della scorsa estate. Tutti gli altri attori, compresa la Guardia Costiera, insomma nessuno si è sottratto in quel momento a rendersi disponibile per cercare di ripartire, e questo credo che sia l'elemento fondamentale. Io approfitto però, perché noi ringraziamo i Vigili del Fuoco per l'evento del 5 marzo, ringraziamo le associazioni di volontariato per quel momento, bisogna ringraziarli in generale, perché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le forze di polizia, le forze dell'ordine, sono i soggetti che tutti i santi giorni stanno sul territorio a protezione della nostra libertà, della nostra possibilità di girare serenamente e della nostra incolumità, sempre pronti con abnegazione, senso di responsabilità e spesso del pericolo, si usa dire in queste circostanze, ma è così, mettendo a repentaglio la loro vita a favore di chi? A favore nostro, a favore dei cittadini, a favore delle famiglie, a favore delle imprese. Questi signori mal pagati fanno un mestiere difficile, dobbiamo ricordarcelo ogni tanto, dobbiamo investire, il nostro paese deve investire nella salvaguardia delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, di coloro i quali garantiscono a noi sicurezza, tranquillità e libertà.
non ce lo dimentichiamo, approfittiamo di questa occasione, approfittiamo, e la responsabilità nostra, che facciamo politica, è quella di sollevare quando si può questa cosa. Dobbiamo stare vicino a queste realtà. E ovviamente l'associazione di volontariato, a nessuno chiede a queste persone di mettere a rischio anche la propria vita, eppure si rendono sempre disponibili. A loro veramente un ringraziamento dal cuore, dal profondo del cuore. Quindi oggi è un momento particolare, un momento nel quale la comunità si stringe ovviamente intorno a tutti questi attori, e ovviamente si mette le mani in tasca, perché dobbiamo fare anche interventi importanti. Ricordava prima la Presidente del Consiglio, che ringrazio, che sono oltre 90 milioni di danni in tutta la regione toscana calcolati. Noi riceveremo un contributo di circa poco più di un milione dalla regione toscana, che è un contributo estremamente importante, e con risorse nostre e con risorse derivanti dalla copertura assicurativa cercheremo di colmare quelle necessità che sono importanti, perché come vedete questa piazza finalmente sta tornando alla normalità. Il parco della Versiliana avete visto che con non poche difficoltà sta ripartendo. Devo ringraziare il Rotary Club Via Reggio Versilia e la provincia di Lucca, che subito l'amministrazione Lombardi mise in campo, e loro furono disponibili con un contributo di 50.000 euro, e in particolare per Piazza Versilia. La settimana prossima, fra 15 giorni al massimo, arriveranno nuovamente i giochi per i bambini, perché questo è un altro aspetto importante. E abbiamo intanto fatto questa parte di asfaltatura che, come vedete, è nuova, ma nei prossimi giorni partiranno tutte le asfaltature che sono intorno. C'era il problema che c'era da stare attenti a fare le asfaltature perché i pini sollevavano l'asfalto. I pini non ci sono più, sicché voglio dire, siamo, diciamo così, da questo punto di vista un po' più tranquilli. No, anche se ovviamente le ripiantumeremo, perché le piante sono una caratteristica fondamentale di questo territorio. Anche se ci ha spiegato il Corpo Forestale dello Stato che un pino è come un uomo, ha un'età media incredibile, quasi la stessa, 75 anni. Dopo quella data il pino cade e di conseguenza va rimesso, e quindi bisogna iniziare un lavoro che qualche anno fa avevamo iniziato. Infatti, se vedete nella parte agricola della Versiliana ci sono già degli alberelli che hanno 10 anni che potranno essere spostati e ripiantumati al posto di quelli che purtroppo sono caduti. Ebbene, mi fermo qua, perché qui si rischia anche di beccare dell'acqua tra poco, e poi vorrei lasciare liberi le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, e tornare a fare il lavoro che ovviamente fanno tutti i giorni con grande passione, e andare a tutelare i nostri concittadini e evitare di trascoltare il sindaco di Pietra Santa che parla. Però era importante questa giornata per stigmatizzare il loro impegno. Tra poco ci sarà anche la benedizione di Don Alessandro. Ah, eccolo là, non è Don Alessandro, è il sostituto, è il parroco delle Focette. E io volevo spendere due parole su questa opera che noi oggi andiamo ad inaugurare. Questa opera è stata realizzata da quattro attori, o meglio, due attori l'hanno realizzata e due attori hanno contribuito a far sì che si realizzasse. Il primo ovviamente è Daniele Mazzicchi, lo scultore artigiano, che ringrazio di tutto cuore per la sua maestria, vedrete dopo cosa ha fatto. L'altro, Matteo Castagnini, che ha realizzato l'opera in bronzo. Anche lui artigiano, bravissimo, grande idea, ci hanno lavorato veramente con il cuore. Dietro le pressioni di Daniele Tacola, che, come dico io, non finisce mai le batterie del telefono, incredibile, solo te ti dura così tanto durante la giornata, e quando finisce le batterie del telefono ti manda messaggi anche con altri social network, quando finisce quello ha altri strumenti per poterti tenere sempre sveglio. Dottor Tacola, oltre a essere un medico apprezzato, peraltro il facente funzione del primario del nostro ospedale Versilia, quindi e fa anche il consigliere comunale, e devo dire che è una spinta importante per tutti noi, lo ringrazio. Gli altri due attori sono
la società Campolonghi, Vando D'Angelo, che ha donato il blocco di marmo, e la fonderia Mariani, Adolfo Agolini, che ha fatto sì che questa cosa potesse essere fusa e realizzata da loro, e quindi a loro va il ringraziamento. Credetemi, questo cippo, questa cosa che oggi noi andiamo ad inaugurare, quest'opera d'arte, queste opere d'arte, non nascono soltanto dall'aspetto artistico e dalla maestria dell'artista che decide di far l'opera, nascono dal cuore di questa gente, nascono dalla passione, nascono dall'amore che hanno messo nelle cose che hanno fatto. Hanno lavorato di sera e di notte, fuori dal loro orario di lavoro, perché loro fanno questo mestiere ma altrove. Quindi a loro veramente va un ringraziamento sentito da parte mia e di tutta la comunità di Pietrasanta per questo impegno che ci hanno messo. Questo è cuore puro, cuore puro. Devo ringraziare, e chiudo, l'ho ringraziato all'inizio, lo ringrazio alla fine, il mio amico nonché collega Umberto Buratti, che con me ha da subito voluto far sì che questa giornata fosse un momento da ricordare, e quindi la sua iniziativa di stamani a Forte dei Marmi, la sua presenza qui oggi per me è importante, perché l'unione delle comunità, io sono fissato col comune unico, lo sapete, lui un po' meno, ma l'unione delle comunità rappresenta una forza. A me lega anche un'amicizia personale a Umberto, e quindi voglio dire, magari si ragiona anche meglio tra amici. Però devo dire che ci avevo già lavorato prima insieme nel mio fine mandato, ho lavorato con Umberto e ora io lavoro con lui nella fine del suo, e devo dire che tutto ciò è sempre entusiasmante, perché sono convinto che insieme stiamo portando avanti delle cose importanti, e vedrete poi nei prossimi giorni ci saranno altre cose che il Comune di Pietrasanta e il Comune di Forte dei Marmi stanno facendo assieme, e sarà un fatto estremamente significativo. Concludo per ringraziare il prefetto. Noi è la prima volta che ci vediamo qua in maniera ufficiale, però io e il prefetto ci siamo già abbracciati in altre occasioni, e mi ha messo a riposo una quindicina di giorni, ma poi ho recuperato, e non certo per iniziative e volontà di tua eccellenza. Ti ringrazio di cuore perché sei sempre presente, disponibile, attenta ai bisogni del territorio. È una fortuna avere un funzionario dello Stato come Giovanna Cagliotti. Grazie a lei.